No, il pagamento di Tandem dell'Aquila, cioè, per mettere di far casare il protocollo parlato, cioè in base a quello, facendo un nuovo calendario, bisogna specificare il protocollo parlato, e dando l'indirizzo della macchina, che la parte dopo si riesce a leggere e riesce a mandare il calendario. E la priorità, giusto per dire, se uno inserisce, se uno per esempio inserisce un contatto, sì, che so, nel programma di posta, e inserisce lo stesso contatto, per dire, allora, per la pubblica in realtà serve un altro plugin che non è Lightning. Per la versione che ho trovato io non è compatibile, quindi non sono riuscito a trovarla. Però so che tipo, per questo dovrebbe comportare, dovrebbe essere simile a come si una sincronizzazione dei calendari, cioè la rubrica che tu hai sul cloud la tiene sincronizzata anche sul tuo brand di posta, quindi tu aggiungi i contatti sul cloud con tutti i dettagli e automaticamente li riporta sul tuo client, eccetera, su queste lì, quindi la mente, non andare. No, c'è sotto macchine, se c'è da un browser, web, si macchina, inizia a la macchina, gli utenti che si apposta. La condivisione per il file può essere appunto tramite link, cioè se io scelgo una cartella o una immagine attraverso un link e lo do all'utente, questo link file si viene più dopo in sovrattura che l'utente può scaricarsi il file, non può modificare dove va. Cioè se io per un utente dentro un cloud, posso scegliere il file e la cartella che ho dato dentro del contatto e posso dare anche un video se sono proprietario che cosa può fare l'utente, quindi può modificare, lo posso leggere o può fare quello che vuole, insomma. Domande? Dopo Andrea, adesso abbiamo Matteo Fortini che ci parlerà di ZeroMQ Redis, che sono delle soluzioni open source per l'integrazione di componenti. Allora, io mi parlo di ZeroMQ Redis, sono soluzioni per l'integrazione di componenti. Ho tolto certo quello che quanto su componenti di backend, ma siccome io lavoro nel mondo piccolo, nell'embedded, ve lo racconterò un po' da un punto di vista diverso di quello che si avverisca. Perché intanto un po' i componenti? Perché vogliamo dei componenti anche nell'embedded, non facciamo più gli eseriti di codice di firmware, ma abbiamo magari software diversi che lavorano per collaborare, quindi vogliamo dei componenti che siano riutilizzabili, che siano testabili singolarmente, sia per la nostra tranquillità personale, sia per le questioni di regolamentazione che ci possono essere nei vari campi. I componenti possono essere scritti in diversi linguaggi, quindi messi tantissimi perché sono quelli supportati da queste librerie. In realtà, per esempio, dove lavoro io non è niente più C++ e Python. Cross platform, non sempre abbiamo macchine che parlano, che girano su tutti i sistemi operativi. Questi sono tutti i sistemi operativi supportati e le architetture che sono supportate da queste librerie. Componenti modulari, a volte abbiamo bisogno di più potenza di calcolo, quindi magari vogliamo aumentare il numero di componenti, sfruttare il core. Distribuibili, perché a volte questi componenti, sempre per aumentare la potenza di calcolo, possono dover essere distribuiti, oppure semplicemente abbiamo dei sistemi che, non sono, che sono dislocati nello spazio, quindi abbiamo bisogno di poterli distribuire. Una delle risposte per noi è stata ZeroMQ, battezzato dai loro inventori di Intelligent Transport Layer, e spesso nei progetti li facciamo iniziare progettati in questa maniera, molto lineari, con i parametri
questo è un vantaggio, perché devi portare un applicativo in meno sulla macchina su cui devi andare, e anche ci sono anche risorse meno occupate. È orientata ai messaggi, non so voi, ma io ho già visto decine di volte gente che ha implementato il modo di tagliare messaggi su una seriale, su internet, e continuamente inventa dei loop in cui legge un carattere, due caratteri, tre caratteri, un terminatore, e preferisco avere invece librerie che mandano messaggi, perché infatti è quello che di solito ne facciamo. Sono cross platform, quindi se domani trasportano tutto su ARM non ho problemi, e sono cross linguaggio, quindi posso parlare con altri miei colleghi che lavorano in altri linguaggi. Altro grande bonus sono trasparenti, posso lavorare in approach, quindi fra thread, sincronizzare il lavoro fra thread, posso lavorare nei genitori tutti i problemi di sincronizzazione dei thread che si ottengono invece di dover utilizzare i centimetri. Posso analizzare quindi quindi lavorare all'interno della macchina e servire per coordinare i processi all'interno della stessa macchina e disciplina. Questo si può fare con pochissimo lavoro, cambiando praticamente l'unica cosa, la riga di connessione dell'indirizzo della rete socket, e quindi tutto il resto del codice rimane uguale. Lavoro da pattern, quindi l'altro vantaggio è che ti obbliga a pensare prima le interazioni fra i tuoi componenti, non dopo. Quindi se i tuoi componenti devono lavorare in un certo modo, ti viene più naturale utilizzare direttamente un pattern già definito. I pattern sono quelli classici, request e apply, quindi pattern in cui i due sistemi vanno insieme, quindi la richiesta deve tornare al reply, e ovviamente gli RPC o queste cose del genere. La pipe, che permette di unire più processi, farli parlare all'interno di una pipe e farli implementare altri processi in ascolto sulla pipe. La pipe è molto potente perché lavora in round robin, quindi posso decidere di mettere più processi a scrivere su una pipe e più processi a leggere, e il RPC automaticamente vanno a fare il load balancing, anche se quasi non sono mai come in round robin. Possono fare proprio subscribe, quindi gestire la pubblicazione di eventi, e hanno anche un minimo di supporto per il filtraggio degli eventi in subscribe. Un altro bonus che dovrebbe essere scritto è che sono anche bootmaster, lavorano con questa EPGM che è una amplitude del multicast, e quindi possono lavorare su un gruppo di multicast e non avere un unico publisher su una porta TCP, ma lavorare in UDP, proprio con una possibilità di fiabilità. Hanno il supporto per una serie di devices che vengono forniti gratis, quindi un forwarder che serve per pubblicare, fare mettere una socket, pubblicare su una pipe, uno streamer che serve per una socket, pubblicare su una pipe, un broker che permette di gestire un gruppo di processi con request, un gruppo di processi con reply in maniera trasparente, perché il broker può essere messo su un indirizzo noto e tutti andare a riferirsi a quello che gli altri in essere. Non hanno solo le imprese, hanno dei difetti, vengono considerati un po' poco robusti sulla rete, quindi se avete il rischio che qualcuno si faccia un utente su una porta e riceva qualche cosa a caso, le RPQ stanno migliorando, ma tendono un po' a crashare. Hanno usano dei thread, quindi creano dei thread nuovi, e questo non sempre piace ai programmatori, perché intanto bisogna saperlo e quindi dire al proprio framework qualsiasi cosa che ci sono dei thread che lui non gestisce, e poi sì, possono avere tutte le risultate del caso. Tendo un po' a usare le assert, ci sono varie discussioni in rete dei loro autori sulla possibilità di fare assert, oppure di registrare dei log con errore, o fare chissà cosa. Loro hanno scelto la strada di fare assert e uscire tutte le volte che hanno dei problemi, e questo può causare dei danni. Le performance non sono loro, dicono che sono migliori di quelle di TCP a volte, perché fanno uniscono più messaggi magari in uno stesso messaggio di TCP, e quindi riescono ad avere prestazioni migliori, ma non sono garantite. Un altro difetto è che c'è pensato un forum, perché hanno litigato i vari autori semplicemente su questioni di trademark, e esiste questo crossover.io che però non è stato aggiornato negli ultimi 3 mesi, quindi mi sembra che sia un progetto un po' però uno dei loro sogni è di portare la TV a livello più di certo, quindi probabilmente anche scrivere in C, se ne sono circostanze. L'altro strumento è Redis, questo è direttamente preso dal loro sito, è un sistema di QA,
tanti sono usciti questi utenti perché vengono utilizzati spesso per fare la cache verso servizi real-time di server web. E però ha qualche caratteristica in più che serve per capire. Perché usiamo Redis? Perché tanti thread che parlano, tanti processi che parlano, tutti testati sicuramente, hanno dei pattern, abbiamo bisogno di avere uno stato condiviso, non stare semplicemente solo la configurazione dei processi. E lo stato veniva anche gestito, dove si diventa la sua shared memory, perché Unix ovviamente queste cose le ha previste già da tempo, e ci sono problemi di accessi concorrenti e di sincronizzazione. Allora ci sono database, il database è un po' un filtro per memorizzare quattro strutture dati, e Redis ha il vantaggio di essere NoSQL, quindi non ha bisogno di costruire tabelle per registrare una struttura di un solo tipo, una struttura di una struttura. È che il value è piccolo ed efficiente, quindi si compila in tantissime architetture e non occupa grandi risorse, è in memory, quindi su sistemi dove non possiamo scrivere su disco perché il disco è solo di donne, sì, è una grossa comunità. Ha la possibilità quindi di fare disaster recovery, è cross platform sia il server che il client e ci sono client per un certo numero di utenti. Altri vantaggi, come dicevo, non è solo il value perché ha la possibilità di memorizzare altri clienti, gli hash che ci permettono di registrare praticamente le sottochiavi con una chiave e quindi di creare delle strutture dati un po' fatte ovviamente a mano, ma che possono applicare la forma di struttura dati, ha le liste e una gestione delle liste piuttosto efficace, quindi si possono utilizzare liste tagliate, ha insieme i sei ordinati, quindi certo adesso se andate in rete ci sono delle belle esperienze sulla, per esempio, dove fate le analisi di performance dei siti, usando il set dove memorizzo un bit per esempio un utente da dove si è logato oggi. E con 128 milioni di utenti per 50 millisecondi riescono a fare una query di quanti utenti erano allogati in un giorno, che è molto efficiente. Ha funzioni avanzate, supporta le transazioni, un altro bonus perché vogliamo toccare più chiavi, perché per esempio sono cambiato stato di input di una serie di schermo che vogliamo comunicare agli altri, non vogliamo che ci siano stati internet in cui qualcuno è stato o no. Quindi transazioni, ha incremento di gradiente atomico, può fare un po' di subscribe, quindi posso raccogliere 0MQ, però non è proprio preferito in questo caso dare 0MQ quando potevamo, perché quando si subscribe di Redis che chiede di essere collegato su Redis e quindi avere una client collegata su server, mentre in altro caso possiamo fare anche una serie di master. Può gestire da solo le slide delle chiavi, quindi se abbiamo delle chiavi che vogliamo dare dai mouse, non abbiamo bisogno di andare a rileggere le chiavi. Ha una funzione che mi piace molto, che è monitor, permette di vedere in tempo reale tutte le query che abbiamo fatto sul database. Questo è un grossissimo aiuto sul debug perché quando facciamo un nuovo software, non sappiamo se in questo momento si sta logando bene, sta parlando, eccetera, apri monitor, accendi il software, vedi che il software comincia a fare le query, se si stanno parlando, possiamo andare avanti. E adesso ovviamente supporta anche lo scripting in blog, quindi si può inventare un po' di tutto e inventarsi delle funzioni. È distribuito, Redis può funzionare in modalità master slave, quindi slave che copiano semplicemente il master, oppure adesso hanno verificato questo sistema di high availability che è sensibile, perché ci sono i nomi che fanno sentire gli altri, controllano se i server sono attivi e in caso contrario vanno a leggere il nuovo server a copiare i dati in maniera trasparente a creare un nuovo servizio. Difetti, volendo è limitato alla RAM, quindi è molto efficace, molto efficiente, ma funziona solo in RAM. Redis si scrive su disco, può logare su disco, quindi può andare a recuperare in caso di crash ovviamente lo stato precedente, ha qualche modo per gestire questa cosa, però fa tutto in RAM, quindi se dovete registrare, non so, 20 giga di dati, dovete avere con 20 giga di RAM, altrimenti non riuscite oppure a fare sistemi distribuiti. Adesso avevo una piccola demo di un MPU che vediamo se cercavo un processo, questo è un modo per farvi vedere come si può implementare vari strutture.
Io come sono un po' nostalgico, ho cercato un problema che si potesse separare in processi. La prima riunione. Cercavo un processo che potesse dividere in sotto processi. Questo è un esempio di un processo che un processo che è inerentemente parallelizzabile perché è a carico del famoso domande pronte da piccoli a trovare le limitazioni usando la matematica intera. Questo qui com'è la struttura? C'è un display che è fatto dal più, semplicemente una finestra per game che riceve dei quadretti di immaginare e che sta lavorando soltanto su un pari. C'è un master che manda delle richieste dicendo calcola questo quadretto della funzione di Mandelbrot e c'è un worker che si occupa del calcolo della funzione di Mandelbrot. In questo caso io ho lanciato solo un worker. Nell'esempio successivo ne lancerò quattro, questo è una macchina quadro processore, quindi un po' più di velocità. I worker in questo caso sono, scusate, i worker in questo caso sono scritti in Python e vedete sono assolutamente veloci, il software che ho usato è il primo che ho trovato, quindi non è particolarmente avanzato. In questo caso abbiamo quattro worker e il software non è cambiato. Se io faccio il terzo esempio, uno dei worker viene sostituito da worker con 5 che per chiarirvi ha i colori scambiati, quindi quelle righe che vedete su verde. Io non so se si chiama lì, perché che si prende un grosso più verde e vuol dire che si sarà stato necessario. La performance non aumenta tantissimo perché c'è il work in Python che, come dicevo, siccome dovrebbe comunque fare un drop, prende comunque metà delle risorse. Se faccio partire questo esempio, in questo esempio abbiamo solo il C che lavora e si vede questo caso veloce. Però diciamo che voglio cambiare architettura. Nel prossimo esempio, sicuramente non potrò fare a spostare tutte le finestre, però lancio quattro display. I display sono in publish, questa volta uso un forward che va a prendere la pipe e gira su una publish tutte le finestre. Quindi quello che succede in questo caso sono state abbastanza bene, io ho quattro display in maniera assolutamente trasparente a tutti gli altri processi che stanno agendo. Per farvi vedere, infatti, vedete, è meraviglioso che sia nel cross platform, ma qui con Raspberry Pi che sarà oggetto di un tool successivo, è una piccola macchina ARM, ho compilato i worker del Raspberry Pi e se lancio l'esempio in cui uso solo il C, ovviamente la velocità non va data perché la Raspberry Pi è estremamente lento, le specie rosse sono fatte da Raspberry Pi, semplicemente ho lanciato il suo client, lui si è registrato come worker su Raspberry Pi senza particolari trucchi che potete usare, perché sono sempre detto che la porta si può andare a pescare le richieste e scrivere la Pi, e anche lui è diventato parte del gioco, quindi con pochissime variazioni si riescono a creare diverse architetture. Se avete domande. Questo qui dicevo, questi sono un worker in Python e
Python circa, ci mette circa metà. Vedendo la velocità si vedono anche i quadretti che vengono completati magari non in maniera necessariamente ordinata. E questo è un esempio solo C in cui c'è C più Python in cui ci sono un working in C, un working in Python che collabora. E di nuovo poi facendo questi esperimenti vedo che il player di PyGate non è così efficiente quando fa disegnare tantissimi progetti piccolini, quindi ho avuto un po' di farti disegnare solo quando mi hanno preso un certo numero. Questo esempio è quello in cui il publisher va a pubblicare e mi permette di decidere quattro diversi display. Io qui ho dovuto usare questi qui perché era più comodo per poter lanciare più esempi, ma molti di questi esempi funzionano anche normalmente con gli esempi. Se lancio anche questo e lanciamo l'ultimo esempio, e va, si vedete anche lui fa un quadro del lavoro, anche se in questo caso sto facendo un po' la palla di del gruppo perché è più lento degli altri. Ci sono delle domande? Ti ringrazio per il talk, è stato veramente molto interessante, soprattutto gli esempi che ci hai mostrato. E quindi direi a questo punto invece di dare la parola a Taryn Gambellini, correggimi se sbaglio, dal user group Java di Padova, e quindi